Voglio essere molto breve perché voglio dialogare con voi e non farla lunga. E quindi popolo, populismo, beh, in modo molto apodittico. Il concetto stesso di popolo è reazionario. Non c'è il popolo. Non c'è il popolo. La società è un tessuto fatto di infiniti fili, di infiniti colori, e dentro questo tessuto tu devi prendere parte, tu devi esprimere un punto di vista. Non c'è la massa, non c'è il grumo. La massa e il grumo sono ideologie, ideologie di chi vuole pretendere, a nome di una parte, di rappresentare il tutto. Nella società c'è solo la parte, ci sono le parti in conflitto tra di loro. E questo conflitto, se è democratico, deve essere un conflitto che parte dal riconoscimento dell'altro, dal tentativo di dialogare con l'altro, senza volerlo sopprimere, senza volerlo eliminare, senza voler dire che tu non fai parte del popolo, perché hai un punto di vista diverso da quello che hai tu. Questo è il punto fondamentale. Populismo, ismo, questo deleterio ismo, dobbiamo cancellare dal nostro vocabolario gli ismi in tutti i campi. Gli ismi sono la desinenza nefasta, gli ismi. Bisogna determinare, discernere, distinguere. Io sono questa parte, voglio rappresentare questa parte, nessuno di noi può rappresentare tutto, solo Dio può rappresentare tutti. Nessuno rappresenta tutti in politica, nessuno rappresenta tutti in filosofia, nessuno rappresenta tutti in economia, nessuno rappresenta tutti nell'umano. Questo è il punto fondamentale. Populismo è tutto ciò che vuole dire io rappresento il popolo. Questo è il populismo. Da qualunque parte venga, da sinistra, da destra, da centro, da sopra, da sotto, è la stessa cosa. Bisogna reagire a questo andazzo che è nella sua essenza antidemocratico, perché porta all'idea di uno spirito del popolo, di una sorta di Volksgeist, è deleterio, è una mentalità, è una forma di mente intrinsecamente fascista, intrinsecamente, a prescindere poi da chi la dice o da come la dice. E allora noi dobbiamo dire questa è una società con i suoi conflitti, con le sue distinzioni e noi rappresentiamo questo perché crediamo che questo sia il punto di vista che permette che cosa? Maggiore benessere, che permette maggiore felicità, che permette quello che volete, questo punto di vista. Ma lo permette nella dialettica con l'altro, non lo permette da solo eliminando l'altro. Quindi populismo è tecnicamente questo, ritenere il popolo un tutto, ritenere che il popolo esista, mentre il popolo è un ente di ragione, non è niente di reale. La società è questo tessuto diverso, molteplice, e questo tessuto di questo tessuto dobbiamo avere cura. Perché questo rende bello, appunto, può rendere abitabile, può rendere felice anche la nostra convivenza. Quindi oggi siamo in una situazione molto pericolosa perché appunto da tutte le parti emerge, da tutte le parti emerge questa nefasta ideologia. Questa nefasta ideologia. Se c'era qualcosa di buono nel passato era l'estraneità a questa ideologia. Ognuno di noi sapeva di esprimere e voleva esprimere un punto di vista. Poi il difetto mortale alla mia generazione di questo punto, di questa posizione giusta, a mio avviso, ancora adesso e mai più che adesso giusta, era il fatto che si portava avanti spesso in modo assolutamente settario, cioè il mio punto di vista che escludeva gli altri. E allora era praticamente alla fine la conclusione era esattamente quella del populista, perché non è questo. Il mio punto di vista, so di non poter esprimere che questo punto di vista, lo so, diciamo, vorrei dirlo, lo so quasi scientificamente che non ci sono che dei punti di vista. E
Però se io esprimo questa posizione giusta come in termini settari, in termini non dialogici, in termini non dialettici, in termini che escludono il rapporto con l'altro, il riconoscimento dell'altro, l'effetto che ho alla fine è esattamente quello del populista. Sulla questione Europa, grazie delle citazioni, era un'idea. Era un'utopia nel senso buono, un'utopia effettuale, non un'utopia fantastica, perché si poteva pensare, lungo tutto il dopoguerra si è pensato, che si potesse realizzare quell'Europa arcipelago, no? In cui alla distinzione delle isole, alla distinzione delle nazioni, alla distinzione dei momenti, alla distinzione delle città, corrispondesse una unità, no? Come nell'arcipelago, molte isole ma che compongono un'unità, che fanno parte di un'unità, che si riconoscono in questa unità. Era l'idea di un'Europa federale, era un'idea di una federazione, non di un nuovo macro stato, ma di un'Europa federale in cui c'erano certamente gli stati, ma c'erano soprattutto le nazioni all'interno degli stati. Quindi un'Europa che poteva anche organizzarsi per rapporti tra le diverse regioni, tra le diverse nazioni, non soltanto attraverso il filtraggio dei vecchi stati nazionali. Era un'idea, era un'utopia reale, ce n'erano le condizioni durante il secondo dopoguerra e sembrava, soprattutto dopo la caduta del muro, dopo il drammatico 89, sembrava che questa possibilità diventasse ancora più reale. Poteva sembrare, non è stato così, per tanti motivi. Li butto lì alcuni, tanto per avviare il dibattito. Il primo è stata la subalternità culturale totale. Questo è un punto su cui riflettere, la subalternità proprio culturale da parte più o meno di tutte le forze, di quelle organizzate di sinistra, di centrosinistra, al modello liberista. Una subalternità culturale spaventosa che ha avuto in Blair, in altri, il loro esponente massimo, ma anche da noi. Tutto sommato anche dopo la fine del Partito Comunista, eccetera, insomma l'orientamento generale delle forze maggioritarie del centro-sinistra è stato quello. La globalizzazione come destino, il liberismo come destino. Ora, certo che bisognava lavorare all'interno della globalizzazione, ma bisognava nello stesso tempo coglierne le contraddizioni, rappresentare chi all'interno di questo processo pativa maggiormente, ne soffriva maggiormente. Una cosa è vedere che questa tendenza è una tendenza, come dire, destinale. Altra cosa è patirla soltanto, no? Cioè, questo è il destino, va bene, ma potrei seguirlo, come diceva quel saggio antico, incatenato come lo schiavo nei cortei trionfali romani, oppure sul carro del vincitore. Ci sarà qualche differenza a seconda di come segui il destino, no? Se stavi alla guida di questo processo dovevi anche capirne le contraddizioni, capirne gli effetti, no? E non è stato fatto così, lo hai semplicemente seguito come gli schiavi seguivano il carro del vincitore, così è avvenuto. E quindi una subalternità culturale spaventosa a questo processo. L'idea del tutto, questa sì utopistica nel senso fantastica, irrealistica, l'idea che attraverso l'integrazione economica, che poi era sostanzialmente un'integrazione monetaria, si potesse giungere anche al salto dell'unità politica. Ma non c'è nessun passaggio, di carattere naturale tra quella che è un'integrazione di carattere monetario senza alcuna base politica, no? L'avete mai vista? Si era mai vista una moneta che non rappresentava un'autorità politica? Le monete avevano di solito il volto dell'imperatore sopra,
tutte le monete hanno il volto dell'imperatore sopra, in una forma o nell'altra. E se hai mai visto una moneta senza... Allora si dice, va bene, ma buttiamo il cuore oltre l'ostacolo. La moneta indurrà anche un processo di unità politica. Non è vero niente, perché se quel progetto... Se, perché non c'è nessun nesso dialettico tra i due aspetti. Quindi tu dovevi progettare tutte le riforme politiche a livello istituzionale europeo che avessero permesso di tenere dietro anche all'unità monetaria. Poteva essere una mossa anche audace quella dell'unità monetaria senza alcun presupposto politico, ma immediatamente dopo doveva avere il piano per l'unità politica, che non c'era, che era totalmente assente. Non solo, ma dopo hai peggiorato ulteriormente la situazione integrando, per ragioni squisitamente di carattere strategico-militare, cioè per isolare follia la Russia, hai integrato una serie di paesi che era insensato integrare in un processo unitario, perché, fate attenzione, qui c'è stato un errore clamoroso condotto in particolare dalle forze socialdemocratiche e popolari che avevano il governo del Consiglio europeo, della Commissione, del Parlamento europeo. Cioè, come si fa a non capire che il tempo in cui vivono i paesi dell'est europeo è diverso dal nostro? Il tempo, loro vivono un altro tempo, loro vivono il tempo del nostro risorgimento, del nostro risorgimento. Loro sono paesi, erano nazioni che da un secolo erano sotto imperi. Erano come il Lombardo-Veneto con l'impero asburgico. Ma come puoi pensare che un paese che si sveglia dopo un secolo di sottomissione a un impero non abbia un suo risorgimento? Cioè nazionalismo, patriottismo, sovranismo. Ma è evidente che questo non c'è il senno di poi, ma tutte le persone sensate l'hanno detto. Ma cosa fai, Prodi? Ma cosa fai tu? Ma cosa fai? Cosa combini? Per seguire la NATO e il suo disegno di isolare la Russia a prenderti dentro dei paesi che stanno facendo il loro risorgimento, quindi che avranno tutte le ideologie che tu avevi un secolo fa. Ma come si fa? Ma come si fa? Cosa vuol dire questo in termini generali? Che tu non puoi fare politica in termini illuministici astorici, come il mondo avesse un tempo. In un'epoca del mondo vivono diversissimi tempi. Questo dobbiamo ficcarci nella testa. Non c'è il tempo, il mondo non ha il globo, non ha un tempo, ne ha tanti. E allora l'abilità politica sta eventualmente nel vedere di come rammendarli questi tempi, riconoscerne la diversità. E invece è combinato la sciagura dell'immissione di questi paesi che adesso, sui quali adesso tutto il populismo e il sovranismo nostrano fanno gioco. Salvini da questo punto di vista, e mi fermo qui, Salvini da questo punto di vista ha dimostrato un'abilità straordinaria, bisogna andare a scuola da lui da questo punto di vista, dal punto di vista della tattica politica, ha dimostrato un'abilità straordinaria perché non solo ha colto quella deriva di cui prima si parlava, su cui certamente ritorneremo, propria per tanti motivi anche del nostro paese, ma ha visto che questo si può collocare in un'area europea grazie in particolare alla conclusionata, assurda, delirante immissione di paesi appunto totalmente strani al disegno dell'unità, che non potevano che essere totalmente strani al disegno di un'unità politica europea, quell'Europa come arcipelago di cui prima si parlava, e su quelli fa leva, e su quelli troverà, troverà certamente nei prossimi 30 anni, come dice lui, un immenso base di consenso. Quindi sono stati commessi errori proprio di carattere strategico ed è stato soprattutto da parte delle forze di sinistra, quelle rappresentate in Parlamento, eccetera, commesso quello che non si può neanche dire un errore, perché si è dimostrata una insufficienza politica culturale di fondo seguendo passivamente appunto il modello liberista, neoliberista dell'immigrazione. Questo è saltato clamorosamente con la crisi
del 2007, 2008, 2009, e quello, e da lì è cominciata questo crollo, no? Semplicemente coperto per un certo periodo in Italia dalla presenza di Renzi, che è sembrato essere un rappresentante di una forza di sinistra o di centrosinistra, non qui probabilmente tra di voi, ma a livello generale, però appunto era un'apparenza, in realtà era nient'altro che una delle possibili varianti della deriva che stiamo conoscendo. Questo era evidente a tutte le persone che ragionassero e che capissero la situazione, no? E infatti tutto quello che ho detto all'inizio vale anche per Renzi, no? Cos'era? Non è che io rappresento il popolo, rappresento la nazione, rappresento tutti, no? Vi ricordate il discorso sul partito della nazione, eccetera, eccetera, ed era così, questo era il suo tentativo. Dopodiché, per vari motivi, questo tentativo è naufragato, ma la ragione che lo muoveva è ancora lì e in forma molto più drammatica di prima.